Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Un solo argomento, ecco il titolo. Vedete, Fidi Toscana, se ne è parlato in una seduta d'aula dove è arrivata la risoluzione del Partito Democratico e d'Italia Viva, invece è stata respinta una serie di proposte di risoluzione di ordini del giorno presentate da Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Toscana Domani. La situazione appunto di Fidi Toscana è arrivata in Consiglio regionale, era presente anche all'aula che si è riunita il 5 e il 6 di aprile anche l'assessore Marras, e quindi il Consiglio regionale ha approvato la proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi del Partito Democratico e di Italia Viva, che punta a tutelare il valore di Fidi Toscana garantendo che il procedimento di selezione pubblica per la ricerca di nuovi soci avvenga in tempi brevi, rivolgendosi possibilmente a partner nazionali che questi esprimano con chiarezza la natura della mission che vogliono imprimere a Fidi Toscana. Si chiede inoltre che la regione mantenga una rilevante presenza nella compagine societaria e in aggiunta si chiede di continuare nel processo di trasformazione di Sviluppo Toscana in un'agenzia per lo sviluppo regionale, rafforzando anche l'attenzione verso gli strumenti di sostegno al reddito delle piccole e medie imprese che rimangano nelle disponibilità della regione e si faciliti il rafforzamento e la crescita delle imprese toscane anche attraverso la gestione di strumenti finanziari innovativi. La salvaguardia dei livelli occupazionali resta poi condizione imprescindibile, così come la richiesta di informare il Consiglio sull'esito dei successivi passaggi sul procedimento di selezione dei nuovi soci. Insomma, sull'atto si sono registrati 23 voti a favore, 6 contrari e 2 astenuti. Sono state respinte invece le proposte di risoluzione presentate da Lega, dove chiedeva alla Giunta di mantenere come prioritaria la tutela occupazionale per gli attuali dipendenti di Fidi che hanno sviluppato e dimostrato capacità e competenze. Voto negativo in consiglio anche per l'atto del gruppo Fratelli d'Italia, che invece chiedeva di costituire una finanziaria regionale pubblica che potesse rappresentare un interlocutore territoriale privilegiato per il sistema sociale, imprenditoriale e degli enti locali. Durante il dibattito poi sono stati respinti anche alcuni ordini del giorno collegati alla comunicazione della Giunta su Fidi Toscana presentati dalle opposizioni. Facciamo il punto della situazione con i consiglieri. Intanto occorre dire che Fidi Toscana è nato nel 1975 e anche nel rapporto che ha stilato Prometeia ci dice che ha svolto un ruolo positivo per l'economia toscana, per la crescita delle piccole e medie imprese, per lo sviluppo complessivamente. Oggi però è cambiato il quadro normativo, soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese, con la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 112 sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale. E allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house. Ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana, perché Sviluppo Toscana è già in house, esiste già, e con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di SICI può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. Ovviamente rimane l'altro aspetto:
quale mission e cosa dovrà fare Fidi Toscana, perché noi non intendiamo comunque abbandonare l'idea che ci possa essere comunque ancora un futuro ed un ruolo. Vorremmo che questo futuro sia disegnato attraverso la ricerca di uno o più partner nell'ambito del privato che possono indicare e aiutare la regione a definirlo. Allora però noi chiediamo delle garanzie per andare avanti. Innanzitutto chiediamo che venga tutelato il valore complessivo di Fidi Toscana, chiediamo che venga tutelata l'occupazione, perché in Fidi Toscana ci sono delle professionalità molto importanti che hanno svolto un ruolo molto positivo fino ad oggi e che potranno e dovranno svolgerlo anche in futuro. Per cui prima di procedere eventualmente all'applicazione della legge Madia, che potrebbe far confluire una parte di quel personale su Sviluppo Toscana, chiediamo di poter conoscere qual è l'esito dell'avviso pubblico, e cioè di sapere se ci sono dei partner interessati che siano autorevoli, che siano di valenza almeno nazionale. Se questo non ci fosse, ovviamente dobbiamo fare una riflessione di carattere diverso. Per cui, dando l'ok alla proposta che ci viene fatta in una risoluzione concordata tra noi e Italia Viva, quindi la maggioranza, chiediamo anche all'assessore che venga nuovamente in consiglio a riferirci a seguito dell'esito della manifestazione di interesse, in maniera tale che potremo in quel caso a ragion veduta fare le nostre riflessioni e dare gli indirizzi finali per poter procedere a quello che sarà il futuro della strumentazione di cui la Toscana si dota per il sostegno alle imprese. Ma i cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, affidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il fondo di garanzie centrali e con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi fidi del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiato, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente, quindi il nostro convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori, cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Fondamentalmente non ci convincono i tempi, perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica, e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo. I bilanci di Fidi, non detto da me, ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, 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 ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico, e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che, se tutto va bene, avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di 2 anni.
Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fiditoscana, che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie, e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà. Oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fiditoscana, per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Più ci sono tante altre zone d'ombra, oggi ci viene detto dalla Giunta che Fiditoscana vale 44 milioni di euro, ma lo studio che ha elaborato il piano parla di un valore attuale di 74 milioni di euro, quindi è già in preventivo una perdita di 30 milioni nei prossimi anni? La regione stessa un anno fa acquistava quote, cioè oggi si va verso la dismissione, un anno fa acquistava quote per portare Fidi in house spendendo 3 milioni di euro, cioè quindi tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico che è stato sperperato e che nei prossimi due anni verrà bruciato. Ci sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno prezioso in cui Fidi Toscana aveva, come dire, portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare, diciamo, una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su Sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile, perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso, in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Giani, il primo vero fallimento politico. È un'operazione che deve essere fatta se la Giunta riterrà appunto di portarla avanti, come sembra, in tempi rapidissimi. Io credo che da qui, massimo a giugno, dobbiamo avere certezza su chi sono gli investitori privati, altrimenti, ripeto, continuiamo a macinare milioni, a bruciarli anzi, e quindi a bruciare risorse dei cittadini toscani, e soprattutto lo facciamo senza una vera effettiva strategia che riorganizzi il complesso delle società partecipate. Noi oggi abbiamo dei doppioni, abbiamo società che non si comprende bene neanche che tipo di senso abbiano e quale mission di fatto oggi abbiano. Si certifica che però ci costano e quindi a nostro avviso, alla luce della lezione che oggi apprendiamo su Fidi Toscana, dove le marce indietro praticamente sono all'ordine del giorno, voi pensate semplicemente all'operazione Toscana Strade, lanciata quasi, come dire, al pari di Fidi Toscana, quello che ci aspettiamo forse è che l'anno prossimo ci vengano a dire che le risorse non ci sono, esattamente come è stato fatto. È chiaro che questo non è un atteggiamento neppure serio, perché se si prospetta una certa operazione si crea anche affidabilità nei confronti di chi dovrebbe investire, nei confronti dei soci. Qui si sta perdendo competitività in questa regione e quindi o si pone rimedio con politiche efficaci oppure io credo che, come dire, la Giunta, ripeto, certifichi davvero il suo fallimento. Io non azzardo assolutamente nessuna previsione, perché è mio stile leggere i documenti, leggere i numeri, i bilanci e poi pronunciarmi. Quello che è stato sollevato da più parti è stato anche questo iter strano di una comunicazione senza far passare l'argomento dalle commissioni competenti, dove i consiglieri possano approfondire e leggere i dati. Non si può mandare una comunicazione il venerdì per poi parlarne il martedì senza poter vedere i numeri, approfondire anche alla presenza dei dirigenti regionali. La valutazione è veramente sorprendente, non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica, e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate appunto alle garanzie di Fidi Toscana. Mi piace ricordare che neppure due anni fa, in campagna elettorale, da una parte il governatore attuale Giani diceva che avrebbe trasformato Fidi Toscana in house, dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote di Fidi Toscana da parte della regione, quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese.
sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato, ecco, detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività, ecco, di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in Sviluppo Toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per FD e Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in Consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale. Abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. Abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza, basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in regione Toscana per quanto ci riguarda, e si aiutano le imprese, non quelle che sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno livelli occupazionali. Troppe volte Fidi Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depauperando così il patrimonio industriale della regione toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo paese, cioè entro 3 mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di Fidi Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere perse. No assolutamente allo spezzatino, no alla gestione scellerata, no agli aiuti agli amici degli amici, sì ad una finanziaria fatta di competenza, di concretezza, che aiuti le imprese del territorio che se lo meritano e che sviluppi il sistema industriale della nostra regione. E questo nostro appuntamento monotematico dedicato alla situazione di Fidi Toscana si conclude. Vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti e le ulteriori informazioni c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.